trovati qualche settimana fa e ci eravamo chiesti cosa potevamo fare per ricominciare, per ripartire. Ripartire con le regole, le norme che vanno rispettate ovviamente, distanziamento, mascherine se non si fa la voce e si sta a distanza. E abbiamo cercato di fare una sintesi di quelle che sono le attese del territorio, ma anche di quello che possiamo fare per far ripartire questa area. Come possiamo affiancarla a ricominciare. L'Associazione Culturale Riviera Friulana, sapete che è nata da un'idea che covava un po' nella zona, insieme a Bassani e altri amici, avevamo pensato cambiamo nome alla Bassa Friulana, perché così come comunicazione e promozione non andremo molto lontano. Abbiamo fatto un libro, attorno a questo libro, visto che venivano vicino molti operatori, mi ha detto facciamo qualcosa di più, è nata l'Associazione Culturale, che è autorizzata a utilizzare anche il nome marchio Riviera Friulana, che è il nome di territorio, che ovviamente ho registrato all'inizio per evitare che vanno per usi distorti, vada per conto suo. Siamo partiti da lì e sta diventando una cosa abbastanza coesa, è qualcosa che vedremo un po' di rafforzare anche, e ne parleremo dopo. Ci eravamo chiesti cosa fare, come fare, ma abbiamo pensato di vedere insieme un po' dei ragionamenti di amici, di collaboratori, di personaggi del territorio, di associazioni, di amministratori, che ci dicano dove stiamo arrivando, dove stiamo andando, cosa è successo fino adesso, come potremmo rilanciarci. Oggi siamo riusciti a sintetizzare tutto questo con poche persone, ma questo sarà tradotto in un video che faremo, che andrà in onda sulla 7 Azzurra, una mia trasmissione, ma lo faremo girare anche sul sito della Riviera Friulana, adesso dirò una cosa sul sito, e sui social, che Giovanni ci tiene molto, ma sono importantissimi. Abbiamo visto la Regione Lombardia, per esempio, che deve il suo successo anche sanitario al fatto che ha fatto un telegiornale collocandolo su Facebook. Un telegiornale che basta aprire la pagina Facebook, non è pesante, lo vedono tutti, mentre invece prima quando era caricato sul sito della Regione nessuno accedeva a quel passaggio. Stiamo costruendo delle cose interessanti, dicevamo, il sito mi è arrivata una notifica un mese fa circa, ha raggiunto 80.000 contatti senza che io avessi mai fatto nessun tipo di promozione, che invece viene richiesta spesso da Google, anche da Facebook, clicca 5.000, metti 100 euro, raggiungi 5.000, 80.000 contatti senza aver fatto niente, vuol dire che l'argomento interessa ed è seguito. Tra le cose che possiamo fare è avere il supporto e la vicinanza degli amministratori locali e anche del Consiglio regionale, perché se vogliamo dare un corpo a quest'idea, ovviamente, e Maddalena Spagnolo si è prodigata anche per una cosa interessante dell'area che riguarda il teatro artigianale, giusto? È autrice di una proposta di legge molto importante per l'area, che permetterà alla gente di far assaggiare i fini un gelato fatto non con le polverine, ma fatto con le basi naturali, quelle che hanno sempre usato i nostri maestri gelatieri, della TAI. Sentiamo un po' qual è la voce del Consiglio regionale, cosa ne pensa di quest'area, come ha vissuto la situazione e come dove andiamo. Della regione. E che dire, questa pandemia è stata vissuta male ovunque, questo territorio non è assolutamente esente purtroppo. Stavamo dicendo anche prima, adesso speriamo tutti che con la bella stagione, e oggi c'è un sole meraviglioso fra l'altro, che sia di buon auspicio, questa pandemia insomma un pochino ci lasci vivere. Al momento ancora non possiamo rinunciare ai presidi che ci devono essere, come le mascherine, il distanziamento, perché purtroppo non è ancora il tempo, però anche l'incontro di oggi ci dimostra come sia possibile riprendere qualche incontro, ad incontrarci, e speriamo che sia possibile sempre più spesso e anche sempre più in una maniera normale. Questo l'auspicio, e i complimenti per la voglia, no, anche di continuare i percorsi importantissimi che sono stati iniziati e che proseguono e che attirano l'interesse di tante persone. Questa è una zona molto ricca, sono state accennate insomma ad una serie di iniziative che verranno portate avanti, insomma speriamo quanto prima, per quanto riguarda le iniziative legislative. E per questi incontri, per la promozione di un territorio appunto che possa essere vissuto nella maniera migliore e quindi insomma sempre più normale. Quindi grazie e buon proseguimento. Ho parlato una volta delle fake news, farò anche un breve riassunto e sarò anche breve, non voglio tediarmi con questo discorso. Però le fake news più pericolose purtroppo sono quelle che in questo secondo periodo, dopo a metà pandemia, sono iniziate a uscire, sono quelle sulla sanità. Tanto è vero che l'OMS ha dovuto cercare di trovare dei supporti e delle cose per cercare di aiutare la gente, perché
Voi dovete pensare che i mezzi di comunicazione attuali, non la stampa, la carta stampata dove uno legge, compra il giornale, i mezzi di comunicazione attuali, a parte la televisione, i social riescono a moltiplicare per milioni di volte una notizia falsa, che a forza di essere moltiplicata migliaia, migliaia, migliaia di volte, la notizia falsa diventa quasi vera. Adesso io vi leggo una frase, perché questo fatto delle notizie, soprattutto quelle sulla sanità, che hanno preoccupato molto, molto l'OMS e anche tutto il resto per le istituzioni, vi leggo una frase e poi vi dico che cos'è. Tutti siamo responsabili della comunicazione, ecco, la comunicazione è importante, no? Per questo che facciamo, no? E parliamo sempre di chi si interessa, di chi fa per professione comunicazione, giornalisti, comunicatori, uffici stampa, no? E delle informazioni che diamo, del controllo che possiamo esercitare sulle notizie false smascherandole. Tutti siamo chiamati a essere testimoni della verità. Chi è che dice questo? Questo è un tweet, appunto, un social, fatto da chi? Da Papa Francesco, l'altro giorno. Papa Francesco ha sentito la necessità di intervenire in prima persona per poter dare una notizia, dare uno sguardo su quella che è la situazione delle fake news che viaggiano parallele alla pandemia. Tanto è vero che adesso si chiama infodemia, è un nuovo termine coniato adesso, un neologismo, che vuol dire informazione propagata in maniera epidemica. Informazione, in questo caso, informazione sbagliata. Siamo in un'infodemia. Bergoglio ha fatto un altro appunto. Voi sapete dove sono nate le fake news e quando sono nate? Chi ha esercitato, chi ha scritto, chi ha fatto la prima fake news? La prima fake news si trova nella Genesi, nella Bibbia. Perché? Perché il primo autore di una fake news era il serpente astuto, come è scritto nella Bibbia, colui il quale, che cosa ha fatto? Ha convinto Eva a prendere la mela e mangiarla. Ma come l'ha convinta? No? Dice mangia la mela che è buona, raccontandogli delle fake, dicendo se tu mangi la mela diventerai più potente di Dio, sarai alla pari di lui, avrai tutto quello che vuole. E lei si è talmente convinta che lei ha propagato questa fake news con chi? Con Adamo. Gli ha fatto mangiare la mela anche a lui, ha detto guarda che Dio è così, noi dobbiamo diventare, lui ci tiene a bada, se noi mangiamo questo, come ci ha detto il serpente astuto, chiamato così nella Bibbia, nella Genesi, è così. E questa è stata la prima fake. E chi l'ha riportato questo? Anche questo l'ha riportato Papa Francesco, ricordando che il primo autore di fake news era il serpente. Ma adesso che cos'è la disinformazione? Punto, che cos'è la fake news? La fake news che cos'è? È una notizia quasi vera, a volte è talmente falsa che sembra vera, però per diventare fake ha bisogno di essere propagata. E verso chi? Verso delle persone che hanno delle aspettative in quel senso. Adesso nel campo sanitario la gente pensa ai vaccini, allora che cosa posso fare? Io devo dare delle informazioni che sembrino vere alle persone che si aspettano qualcosa da questi vaccini. E in questo punto qui intervengo io con la notizia fasulla. Per esempio, faccio un esempio, uno degli ultimi esempi. Hanno detto che le vaccine, cioè i vaccini che crea Bill Gates, sono dei vaccini che introducono dei microchip attraverso dei sottilissimi aghi durante questa inoculazione, cosa chiaramente non vera. E questa notizia qua ha iniziato a circolare perché ci sono dei siti americani e francesi, anche italiani e anche tedeschi, molto forti, che sono quelli che sono dei siti che proprio propagano le fake news, che hanno come funzione quella di propagare le fake news. E chiaramente quella è una notizia, quando la gente inizia ad avere dei dubbi sui vaccini, quando inizia ad avere dei dubbi, perché su Bill Gates hanno detto anche altre cose, hanno detto che lui ha creato a Wuhan, ha creato lui assieme a altri perché era proprietario di beni in Cina, ha creato qualche, è stato uno tra i fautori di questo virus creato dall'uomo. Comunque anche le ultime esperienze, se avete visto, se avete seguito anche sulla stampa, anche sulle notizie, diciamo quelle reali, perché le notizie devono essere reali, per essere reali devono essere controllate le fonti, ossia le fonti sono
è l'origine di una notizia, no? Senza controllo delle fonti, qualsiasi cosa io dica, se viene propagata per milioni di volte diventa vera, no? Perché niente è più vero di una notizia falsa moltiplicata. E allora anche in quel caso lì Bill Gates era stato messo dentro questo calderone di notizie false. Parte autorevole già della RAI anche su quello che è successo in questi decenni, cos'è cambiato dalla galassia Gutenberg, la quale dovevamo difenderci quando eravamo studenti di giornalismo, ci insegnavano a capire prima di che era un giornale per sapere di poter interpretare cosa c'era dentro, una cosa che doveva essere fatta anche nelle scuole. Siamo arrivati a uno sciame di fake, che è la vera pandemia del momento. Uno sciame che però non può intaccare un patrimonio che è intangibile, ma è intoccabile, ma di tutti noi, che è importantissimo, che è quello culturale e storico. È nata Cappella del Rocco, che è la voce dell'UNESCO nella nostra area soprattutto. Vediamo come la situazione, sappiamo che stanno aperti i musei, ma ci sono ancora le cose più di teatro, per esempio, stanno privando di beni e di momenti che sono fondamentali della nostra società, noi e i giovani. Sì. Ecco, a proposito di questo, io ho ascoltato l'interessantissima esposizione appunto tua, veramente tutti abbiamo ascoltato, abbiamo apprezzato, perché dobbiamo sentire tutte le fonti, no? Sentire tutti i punti di vista, questo è una vorà, quindi è giusto esplicitare ogni pensiero. A proposito delle false notizie, abbiamo tenuto, cos'è, questa settimana, sì, l'altro giorno, mercoledì, un incontro a cura del Club per l'UNESCO di Sanremo e anche della Federazione Italiana Club e Centri per l'UNESCO. L'hai visto? L'hai visto, no? Ecco, mandato appunto alla locandina e riguardante queste tematiche. E c'erano più di 1000 studenti e dobbiamo lavorare sulle giovani generazioni, sui giovani. Ed erano in ascolto veramente tutti questi ai quali si devono dare chiaramente tutti i punti di vista, non si può essere unidirezionali, no? Però sviluppare il senso critico, in modo che loro da soli con la loro testa, quindi non perché gliel'abbiamo detto noi che non abbiamo 18 anni, no? Però questi ragazzi dobbiamo abituarli, diciamo, a capire, interpretare, ragionare e dopo farsi un punto di vista personale. Quindi questo da parte, diciamo, sia da parte dei docenti che da parte anche delle famiglie, della società civile di cui facciamo parte tutti quanti. Per cui grazie molte anche di questa interpretazione che certamente tutti noi apprezziamo. Tu mi dicevi, Morandini, a proposito dell'UNESCO, che cosa? Cosa raccontiamo di cosa sta succedendo nel mondo del patrimonio culturale? Beh, il patrimonio continua, noi si continua purtroppo in questo ultimo periodo tramite i mezzi che abbiamo a disposizione, ecco, sì, va avanti, naturalmente si vorrà raggiungere dei risultati senz'altro positivi. Qui colgo l'occasione per parlare della Riviera di cui tu sei il padre, tu hai avuto l'idea ed è nata proprio qui, ecco, tutta la progettualità, e andremo avanti senz'altro. Ecco, tu hai citato sia Bisonzo sia il Tagliamento. Per quel che riguarda Bisonzo, noi abbiamo un progetto che voi della Regione avete approvato, riguarda l'entrata della beni dell'umanità del Collio Brda. Ecco, e voi avete dato l'ok e questo è qualcosa che entrerà. Voi sapete che il Ministero degli Esteri, quindi la Farnesina, diciamo, promuove un bene all'anno per quel che riguarda la nostra penisola, e questo è senz'altro nel calendario. Per il Tagliamento invece la cosa è ancora in embrione, nonostante sia nata più di 10 anni fa, ecco, adesso abbiamo costituito un comitato in cui io sono solo come persona fisica, non giuridica, perché io devo essere praticamente, non posso essere per una realtà e non per l'altra, quindi io posso dare indicazioni, informazioni, un appoggio, insomma una mano, un servizio, ecco. Però poi dopo alla fin fine, insomma, decideranno coloro i quali hanno le redini del potere. Abbiamo qui anche Italia Nostra che sta facendo un lavoro massiccio, parlavo prima con Cragnolini, io sono in Italia Nostra da una vita, ancora da 2 anni prima del terremoto, quando Gabriele era un bambino, no? Quindi insomma c'è questa esperienza tra scuola e vita che naturalmente forma perché insomma Italia Nostra, WWF, tutti gli ambientalisti, insomma, sono quelli che quella volta eravamo degli allievi. Adesso insomma purtroppo la realtà è questa, per cui insomma Gabriele poi fa un lavoro di altissimo profilo e poi vi spiegherà.
E quindi l'UNESCO va avanti, i club e i centri vanno avanti a livello locale, come Udine, noi abbiamo in regione Udine e Gorizia, perché Pordenone non c'è, Aquileia purtroppo non continua, quindi non c'è, Trieste era formato da centenari, e quindi e non è facile insomma, no? Comunque si va avanti, si continua, con personaggi come voi, che poi tantissimi di voi sono, cioè siamo del club dell'UNESCO di Udine, io lavoro nel nazionale ormai da, che ne so, 35 anni, che ne so, tantissimo tempo, per cui un po' le mani in pasta, insomma, ecco, fa parte della mia vita in cui credo fortemente nei valori che ci trovano riuniti anche oggi, insomma, chiaramente, perché vogliamo bene alla Tisana, alla nostra regione, all'Italia, a tutto il mondo, insomma, e quindi siamo qui. Della California c'è sempre una mappetta con sopra tutti gli incendi che in quel momento si stanno svolgendo contemporaneamente, è così, fanno concorrenza alla nostra Sardegna, ecco, per cui lì è normale, no? Però si stanno anche loro rendendo conto che se proprio non è indispensabile per la sicurezza no, della popolazione, dicono beh insomma l'incendio rientra in qualche modo nel ciclo biologico della foresta, perché attiva anche una rinnovazione del bosco, no? Quindi ci sono certi semi che possono maturare solo dopo l'incendio, oppure si creano delle zone aperte dove appunto si riavvia un processo di ricolonizzazione, e quindi sì, questo è un discorso effettivamente di grande coerenza. Quello l'incendio mi aveva colpito, non brucia, mi hanno detto, la foresta, si gestisce da sola. È una cosa immensa e fa paura anche vedere. Sarebbe interessante, mai stato purtroppo. Andare, però nella comunità dei forestali è un po' il riferimento. Io l'ho visitata perché sì, non va tanta gente, bisogna avere dei permessi speciali, no? Noi facevamo un servizio televisivo. Però dentro ci vivono anche questi bisonti, che sono gli ultimi bisonti europei, che non hanno niente a che vedere con i bisonti americani. Sono bisonti che vanno a 60 km all'ora. Immaginate 3 tonnellate a 60 km all'ora. Io ho visto le fotografie di questi fotografi che hanno preso, che prendono un maiale, non so come si dice, un cigliano, non si fa, con un colpo lo distruggono in 1000 pezzi. Sono una cosa impressionante per la foresta. Sono rimasto sterefatto. Questo sia un patrimonio, un monumento mondiale. E quella vive da sola, senza che nessuno ci metta. È un grande insegnamento. Mi ripeti il nome della foresta? A Bialowieza. Okay. In Polonia. E che avrete, diventerà una traccia scritta. Questa volta ho guadagnato tempo e ho fatto prima la traccia scritta, che adesso vi leggo, e poi racconto che arriva. Assieme a quello che abbiamo detto oggi, ci attaccheremo poi in fondo a questo servizio agli interventi dell'assessore Pizzimenti, assessore al territorio, che lo costruirà quando vi racconterà di cosa abbiamo parlato oggi, e dell'assessore regionale alla cultura di Siena Cibelli, che farà la stessa cosa, alla fine, e farà avere un collaggio e le racconteremo. Cerchiamo di attualizzare un po' questo nostro ragionamento sul momento, sul periodo che stiamo passando, e questa è la mia riflessione. Questa durata pandemia rischia di farci perdere un senso del tempo, e personalmente spesso mi accade di sentirmi indietro almeno di un mese, come ha fatto adesso Gabriele rispetto al calendario solare, per esempio nel pieno mese di luglio pensare di essere ancora prima dell'inizio dell'estate o settembre ancora di chiudere il periodo canicolare, anche quei legami mi sta facendo perdere con le consuetudini e tradizioni che fanno parte della nostra esistenza, della nostra essenza, che appartengono allo scorrere della nostra esperienza. Ci fa perdere la pandemia al senso del tempo, forse anche dell'appartenenza, visto che stiamo correndo sperando di non avere già superato il punto di non ritorno. Infatti quello di risvegliarsi in una realtà alienata delle nostre consuetudini, la quale, per esempio, i giovani, i nostri romani, non conoscono, non conosceranno più il piacere di sentirsi coccolati in un momento particolare che coincide con la ricorrenza della festività, per esempio dopo domani e San Valentino, domani. Perderanno le sensazioni generate da emozioni diverse, forse nello pensiero, un tempo simbolico, un ricordo, che consenta di rivivere in seguito un momento speciale. Già all'occhio più attento accade di scorgere le persone che, per esempio, si incontrano per un momento a caffè, uno sguardo comunque diverso, un atteggiamento che è cambiato. Dietro le mascherine sanitarie, non quelle di carnevale che pure fuori in questi giorni, si genera spesso un'immediata condivisione, un cenno di assenso, un pensiero comune, e si scatena immediatamente l'amicizia, la voglia di aggancarsi, di parlare, di condividere una cosa, un'esperienza. Ma durante settimane di clausura forzata,
preso poi le solitudini, l'isolamento, e sforzando nel risultato dell'equazione che ha solo una soluzione, la socializzazione, che è quello che vogliamo fare sempre, che stiamo perdendo. D'altro canto, il risarcimento sociale, un vocabolo che pochi decenni fa avrebbe fatto inorridire Umberto Eco, se voleva implementare il mercato significato, forse ha prodotto il risultato opposto, sperabilmente, stimolando la ricerca della condivisione. Se l'avessimo chiamato distanziamento sanitario, quello che stiamo vivendo non sarebbe stata forse la stessa cosa. Ci saremmo sbloccati prima di quello che sta succedendo. Non avrebbe generato la reazione che è in alto. E anche il carnevale, è sufficiente notare che giovedì grasso in questi giorni, tranne qualche ragazzino davvero giovane uscito da scuola, nessuno si azzarda a camuffare la maschera sanitaria con qualcosa che richiama il carnevale. Perché? Siamo davvero stufi di fare festa, o in realtà, anche se non vogliamo manifestare, pur essendone costretti, o forse per questo oggi abbiamo bisogno di emergenza sanitaria, non vorremmo più sentir parlare di maschere o mascherine, che ci hanno scoffato. Pare già infatti che purtroppo la pandemia, o meglio l'incertezza totale sulle restrizioni, sulla loro durata o calendarizzazione, assieme all'impossibilità di programmare che ne consegue, abbia già stemperato il comune senso delle tradizioni. Per esempio, è vero che sono ancora vietate le riunioni assembleari, sicuramente noi o ci siamo riusciti comunque, facendo i salti mortali con Giovanni, abbiamo cercato di dare un cautela ovviamente, che sarebbe l'anima del carnevale, ma anche è vero che la festa carnassadesca si sente solamente quando entriamo in una pasticceria o in un forno e ci vediamo circolare a carotto di frittello e sentiamo il profumo. Quest'anno però il carnevale coincide con un'altra grande ricorrenza, mentre sarà tra il significato ironico e iconico e quello religioso. La festa di San Valentino, se ne sente parlare poco, con sorpresa anche dai media attraverso la pubblicità. Ci sono infatti rarefatti messaggi promozionali, iniziative prodotti e clienti alla festa degli innamorati. Così come si sente poco parlare del carnevale. Ma se è vero che le maschere non hanno un'anima, a differenza delle mascherine che c'erano invece negli anni viventi, è anche vero che l'anima della festa di San Valentino sono loro che sono gli innamorati, che possono e devono contribuire a mantenere una tradizione legata agli affetti, all'amore, a ciò che ci è più caro, la vita, la famiglia o la convivenza. Una festa che si vive nei vari stadi di innamoramento, dal fidanzamento, quando almeno fino a prima della pandemia celebrava tra amorosi era di rigore. All'età più avanzata, quando è l'occasione per tenere sulla mano della frenesia quotidiana per rispondere all'effetto dell'amore domestico. La tradizione non può certo essere trascurata dal mondo del gusto, perché se è vero che a tavola si sono decisi i conflitti e spesso i equilibri del mondo, è anche vero che a tavola si sono spesso accesi e riaccesi e a volte spenti grandi amori. Proprio vero che l'invigorire un grande amore che è nato a Polpetto, ai margini del settentrionale della Riviera Friulana, praticamente a Pannanova, una festa degli innamorati del maiale, con poco parlare abbraccio, e quella che ha fatto nascere la Ligi Grau per la Tavernetta, proprio per vedere, beh, adesso ho letto di corso perché abbiamo fretta, perché l'ha fatta semplicemente perché si stava staccando dalla moglie, perché era impegnatissimo nella osteria, lavorava, gli piaceva, faceva anche quasi il norcino e la moglie la vedeva poco perché era in cucina. Quindi è creata una festa per mettere insieme tutto questo che è in corso ed è nato fino al 3 di marzo. Non solo, ma fortunatamente la festa dei innamorati è vissuta anche dall'altra cucina. Per esempio domenica il pranzo di domani al ristorante al Ferrarù stellato, Alberto Tonizio farà un menù tutto a base di piatti dedicati all'amore, a quello che deve succedere proprio in questi momenti, che ci stiamo perdendo e stiamo dimenticando. Direi che questa è la riflessione simpatica per chiudere questo ragionamento, adesso lo teniamo a tavola con Giovanni e poi ci continuiamo un po' di cose. Vi ripeto, tutto quello che siamo detti oggi adesso sarà tradotto in una videoclip che farò da ciascuno di noi, poi vedremo sempre la trasmissione, la vedremo sempre più siti, magari il flesso che la sito UNESCO, che è sulla mia trasmissione appunto. Grazie. Bravo. E buona giornata. Rignano, l'assessore al turismo Massimo Brini, da sempre paladino dell'idea rivierasca, come noi comune di Rignano che sostiene la nostra associazione, un pensiero su quali sono le prospettive che abbiamo adesso in chiave di ripartenza. Cosa sta succedendo? Ma gli hanno già pensato da sempre a portarsi in retroterra per venderlo e raccontarlo ai suoi ospiti, ai suoi operatori. Partirei dalle prenotazioni, dove i tedeschi e gli austriaci stanno prenotando molto bene, anche perché loro hanno la convinzione che la campagna vaccinale da loro finirà verso metà maggio, quindi possono fare la stagione in tutta tranquillità, mentre gli italiani sono ancora un po' perplessi su quello che saranno gli esiti della campagna vaccinale e quindi sono un po' in ritardo nelle prenotazioni. Per quanto riguarda invece l'immagine della Riviera Friulana, è ancora dal secolo scorso che io dico sempre quando facciamo le riunioni fra gli assessori del turismo e dei vari comuni, utilizzate Lignano come vetrina e Lignano cercherà di mandare i turisti nelle località come possono essere
Marano e altre della nostra Riviera Friulana, la Tisana, tutto l'entroterra, ma anche andando un po' fuori quelli che sono i confini della Riviera, ma facendo conoscere ai nostri turisti il territorio friulano, che è una risorsa veramente inestimabile, ma non ancora ben sfruttata turisticamente. Quindi in estate non ci saranno grandi eventi per forza di cose, perché ci sono delle norme sanitarie precise, ma avete già calendarizzato qualcosa o cosa ci aspettiamo? Sì, abbiamo calendarizzato qualcosa e stiamo comunque spostando la calendarizzazione, perché purtroppo non sappiamo ancora gli eventi che possiamo fare, almeno quelli a breve termine. Noi stiamo preparando una stagione con tre step: uno come se fosse tutto aperto, uno con alcune limitazioni e uno con tanta limitazione. Il piano C cerchiamo proprio di non renderlo attuabile, perché con il caldo sappiamo che tutti gli effetti del virus vengono a diminuire, e quindi noi crediamo che comunque sarà una stagione minimo come quella dello scorso anno, ma speriamo anche meglio se la campagna vaccinale va avanti a passo spedito. E comunque ricordo che le manifestazioni che abbiamo fatto lo scorso anno, in tempo di piena pandemia, sono state tra quelle che hanno avuto il maggior numero di pubblico in tutta Italia, e quindi lavoreremo sempre per essere al top. Bene, viva Lignano, viva la Friulana. Certamente, e comunque un aiuto noi vorremmo darlo a tutti i partner della Riviera Friulana, i comuni che vanno da Lignano a Grado e anche tutto l'entroterra. Grazie. Il Covid è un nostro compagno di vita, purtroppo indesiderato e, diciamoci, antipatico, che ci accompagna da ormai un anno e che ci accompagnerà ancora per un po'. Adesso speriamo che la campagna vaccinale prenda piede e che questo periodo si possa ridurre il più possibile, ma credo che ormai siamo tutti convinti che con la cautela viaggeremo almeno per tutto il 2021. Questo ha comportato dei cambiamenti nella vita di tutti noi, nel quotidiano, e dentro il quotidiano, perché è un pezzo della nostra vita, c'è anche la cultura. La cultura intesa come patrimonio culturale materiale, come patrimonio culturale immateriale, nel quale rientrano anche i saperi plurisecolari che hanno determinato la vita enogastronomica di una regione come la nostra. E in questo periodo abbiamo dovuto imparare che non riusciamo ad andare nei musei, che non riusciamo ad andare a vedere le mostre, che non riusciamo ad andare a teatro, non riusciamo ad andare al cinema, e non riusciamo neanche a fare una cena con gli amici, neanche a casa nostra, perché possiamo invitarne non più di due per volta. Però, perché io cerco sempre il bicchiere mezzo pieno in tutte le vicende della vita, abbiamo anche imparato che possiamo cercare di esplorare dei territori per farci un viaggio digitalmente, e quindi godremo poi dal vivo di quello che abbiamo visto in digitale, che ci ha convinto ad andare in quel posto dal vivo, per vederlo dal vivo. E abbiamo imparato anche che la prosa vista in TV non è come la prosa vista in teatro, evidentemente. E le persone di spettacolo mi dicevano questa primavera, quando io li esortavo comunque a tenere rapporti con il loro pubblico, che lo spettacolo dal vivo o è dal vivo o non è. E io rispondevo: sì, ma siccome in questo periodo non è, il pubblico bisogna tenerlo agganciato, perché questa esperienza del digitale poi ve la porterete dietro, perché vi consentirà di allargare il vostro pubblico. Avrete il pubblico dal vivo e avete il pubblico da remoto. E ci ha consentito forse di gustare con maggiore lentezza e più in relax alcuni momenti della nostra vita che invece avremmo destinato a precipitarci a teatro di corsa perché eravamo in ritardo, piuttosto che a cercare di arrivare puntuali a una cena organizzata con degli amici. E ci ha tolto dei piccoli momenti di stress che potevano inficiare
i piaceri che avevamo scelto di vedere o di gustare. È una piccola consolazione, però credo che in questo momento servano anche le piccole consolazioni, perché, come dicevo, dovremmo avere anche un po' di pazienza. Pazienza e tenacia è quello che io sto consigliando a tutti i nostri soggetti di produzione culturale, perché non possiamo fare altro che essere pazienti, ma dobbiamo essere al contempo tenaci per andare avanti e cercare di perseguire i nostri obiettivi. Quindi un webinar, un'occasione importante, fatta un po' in presenza, un po' online, che ha fatto tirato un po' le fila di quelle che sono le problematiche di un territorio sensibile, un territorio che sta risentendo abbastanza del periodo pandemico, perché tante attività sono chiuse, tante attività hanno dovuto rinviare le attività, però speriamo che l'estate faccia il portare consigli e porti tutti verso il mare, sempre nel rispetto delle precauzioni che magari ci verranno e speriamo non ancora imposte. Non poteva che essere la Regione a tirare un po' le fila di questo nostro evento. Assessore Pizzimenti, assessore del territorio, da sempre sensibile a questa idea di coesione delle terre rivierasche tra Legnano, Grado, il Tagliamento, Risonzo. Già la Marano eravamo insieme a lanciare, quando era sindaco, il premio Guagliero Ghim, che si proponeva proprio di valorizzare tutto questo territorio. Assessore, cosa raccontiamo di quest'area? Beh, intanto dispiace vederla così desolata e desolante, perché il Covid ha letteralmente creato grossissimi problemi e massacrato un'area che è straordinaria dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista turistico, dal punto di vista enogastronomico, c'è di tutto. E quindi vederla così fa solo male al cuore. Certamente è un'area che ha delle potenzialità enormi, ma le ha sempre avute, a volte più sfruttate, a volte meno. Però io dico sempre che se si mette assieme tutta quella zona del Friuli Venezia Giulia che abbiamo subito un attimo fa detto, certamente può competere con qualsiasi parte, non solo della nostra regione, ma di qualsiasi parte d'Italia. Abbiamo spiagge, abbiamo entroterra, abbiamo storia, abbiamo enogastronomia, abbiamo natura, abbiamo tutto, solo che bisogna far squadra. È da quando ero sindaco, appunto, che predicavo questo verbo, cioè che bisogna che tutti fanno la loro parte, magari anche rinunciando qualcosa, ma quella rinuncia poi sarà il valore aggiunto, perché può sicuramente creare aspettative che prima non c'erano. Io faccio sempre l'esempio su Lignano: chi viene in ferie a Lignano ormai non basta più la sabbia e il mare, ma tutti cercano dove vado a mangiare, dove vado a visitare, cosa posso fare se piove quel giorno, dove posso andare, eccetera, eccetera. E se si è in rete, come si dice, secondo me un valore aggiunto per tutti. Un valore aggiunto su un'area che è valorizzata anche da strutture per essere percorsa più facilmente dai turisti di ogni tipo, dai ciclisti ai naviganti. Assolutamente sì, specialmente adesso. Ultimamente è stata anche fatta una ciclabile che va da Lignano fino a Marano. Ma al di là di qua abbiamo la viabilità via acqua con i collegamenti via mare, appunto, da Lignano a Marano, e quest'anno probabilmente partirà anche da Lignano verso Grado e viceversa. Quindi viabilità via acqua, viabilità via strada normale, ma anche con i mezzi pubblici uno può andare, perché c'è il collegamento anche con i mezzi pubblici. Ovviamente si può andare in bicicletta da tutte le parti, lungo il Tagliamento, lungo la laguna, lungo i percorsi gastronomici di molto molto buone trattorie e ristoranti della zona. Bene, grazie Assessore, un ulteriore stimolo a venire a visitare questi territori e rivederci nella Riviera Friulana. Grazie a voi. Giovanni Tonetti Giacometti è il patron di questi eventi, di tanti eventi della Riviera Friulana, una sinergia che è iniziata più di 10 anni fa, prosegue nelle varie attività che Giovanni mantiene attiva. Qui siamo alla Galleria d'Arte della Cantina, che è una sua creatura, l'idea di trasformare un fabbricato familiare in una galleria d'arte collegata anche alla viticoltura e ai vigneti. Vediamo alcune delle sue opere, perché pittore, scrittore, poeta e tante cose, animatore del territorio, Giovanni. Questa galleria esprimente è aperta al pubblico. Sì, è aperta al pubblico da martedì a sabato, dalle 17 alle 19. Continueremo a fare i vernissage e con nuove iniziative. Ho iniziato ben appunto oggi con Morandini, con
la Riviera Friulana e con molta soddisfazione abbiamo iniziato alle ore 12. Di solito l'orario della galleria è alle ore 18, comunque oggi ho voluto iniziare prima con la Riviera Friulana e anche Paolo Girelli e Cragnolini, sicuramente. Sì. Abbiamo dato delle iniziative già, abbiamo cominciato in un'altra tua realtà verso il fiume Tagliamento, alla ripartenza questa primavera, questa è il segno di ripartenza di nuovo. La ripartenza di nuovo.